Innanzitutto, buon 2020, che sia un anno felice per noi tutti. Per le strade ormai da tempo splendono tante lucine colorate, i negozi affollati a festa sono assaliti per l'acquisto dei regali, ristoranti e pizzerie sono pieni, ma è questo il vero Natale, quello esteriore, consumistico e godereccio. Il giovane musicista Davide Valentino, diplomato presso il Conservatorio di Lo Stiba di Lecce, ed il soprano Marina Conte ci invitano a fermarci un attimo e a riflettere sul significato autentico del Natale, attraverso un viaggio musicale che, partendo dalle aspirazioni universali di pace e di fraternità, ci conduce fino a Betlemme, presso la grotta di un bambino che è la nostra pace, colui che ha fatto di due popoli uno solo. Il nostro viaggio si apre con tre brani che manifestano la speranza in un futuro migliore. Iniziamo con l'ascolto di Amazing Grace, un inno cristiano composto nel XVIII secolo da John Newton, ministro della Chiesa dell'Inghilterra, sulle note di una tradizionale ballata irlandese. Per il laboratorio di Conley. Un
mondo con tante complessità, come quello del terrorismo, ma fa anche un augurio. Sarà tre volte Natale, è festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. E a sottolineare il messaggio di speranza, lo stesso Dalla, in una trasmissione radio, rispose alle critiche di un pessimismo di un ascoltatore, spiegando: ho fatto una canzone che è tutto fuorché pessimista. Non ci sono miracoli, l'unico che possiamo fare è quello su di noi. Essere sempre funzionanti, non vedere sempre il nero e il terribile. Il secondo brano è Mio fratello che guardi il mondo, di Ivano Fossati, scritto nel 1992. Il significato della canzone lo spiega lo stesso autore. Da molti è stata intesa come una riflessione sul mondo degli extracomunitari. È un'interpretazione che ci può anche stare. Per me rifletteva in maniera più generale la difficile convivenza con la diversità, si intende come la difficoltà dell'accettazione più ampia del termine povertà, disagio, malattia, condizioni che possiamo cambiare per fortuna. La strada della speranza è sempre aperta, la possiamo trovare. O meglio, è la strada che troverà noi. Buon ascolto. C'è una strada sotto il mare.
stesso corpo, creati a partire da una singola gemma. Quando la vita e il tempo fanno soffrire un altro, gli altri arti soffriranno lo stesso disagio. Tu che sei indifferente alla sofferenza degli altri, potresti non meritare di essere chiamato umano. Bene, sempre crescendo. Il nostro viaggio continua con quattro brani internazionali che evidenziano gli aspetti affatto contraddittori del Natale. Da un lato il clima di solidarietà e dall'altro l'allegria e la spensieratezza. Partiamo con l'ascolto del brano famosissimo We Are the World, eseguito solisticamente questa volta dal maestro Davide Valentino. Questo brano è stato scritto e composto nel 1985, lo sapete tutti, da Michael Jackson e Lionel Richie, prodotto da Quincy Jones e inciso dagli USA for Africa, quindi un gruppo di 45 super artisti, e i fondi raccolti dal brano, oltre 100 milioni di dollari, furono interamente devoluti alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia. Thank you.
Complimenti Davide, in certi passaggi abbiamo sentito tutti i 45 che cantavano, infatti. Dunque, seguiamo con altri tre brani. Il primo è Heal the World, scritto e composto nel 1992 sempre da Michael Jackson e prodotto dallo stesso Jackson con la collaborazione di David Foster. Utilizzando il titolo di questa canzone, Jackson fondò nello stesso anno la Heal the World Foundation, un'associazione benefica per migliorare la vita dei bambini in difficoltà. Nel 2001, durante una chat via internet con i fans, Jackson affermò che Heal the World era la canzone di cui era più orgoglioso. L'altro brano è Santa Claus is Coming to Town, composto nel 1932 da Evan Gillespie. Il testo è Fred Coots, la musica. La canzone si riferisce alla tradizione natalizia di Babbo Natale, di cui si preannuncia l'arrivo in città. L'ultimo brano è la famosissima Feliz Navidad, scritta e cantata da José Feliciano nel 1970. La canzone è un augurio per un felice Natale e un felice anno nuovo, espresso prima in spagnolo e alla fine anche in inglese. All'esecuzione del maestro Davide Valentino e del soprano Marina Conte si unirà il contralto Erika Martini. Make a better place.
Ascoltiamo adesso due brani conosciuti e amati da tutti. Il primo è Astro del Cielo, della nostra tradizione natalizia, e quindi di origine austriaca. Il testo viene dal reverendo Joseph Small nel 1816, mentre la musica venne composta da Franz Raphael Gruber nella vigilia del Natale 1818. Ci vedo sempre bene. Non tutti sanno che la versione italiana, ormai diventata popolare anche a livello internazionale, non è una tradizione, non è un testo che è stato tradotto dal tedesco, ma una riscrizione in italiano, scritto con una nuova creatività poetica dal prete bergamasco Angelo Meli.
e pubblicato nel 1937 dalle edizioni Carrara di Bergamo. Il secondo brano è Nella notte sbocciò, versione italiana di The First Noel, canto natalizio inglese originale probabilmente della Cornovaglia. È databile tra il XVI e il XVII secolo, ma forse anche più antico, che venne pubblicato per la prima volta nel 1823 con un arrangiamento e aggiunto nel testo ad opera di Hans Gilbert nella raccolta Some Ancient Christmas Carols, curata da William Sandys. Non si vede niente, va bene, comunque ce l'ho fatta. Thank you.
Bene, andiamo a terminare con due brani di Mendelssohn. Il primo, elaborato dal maestro Valentino e dal soprano Marina Conte, è Jingle Bells, scritto da James Lord Pierpont e pubblicato nell'autunno del 1857 con il titolo One of Open's Lady. Anche se associato con il Natale e il periodo natalizio, in origine il canto era stato scritto per essere cantato durante il giorno del ringraziamento. Nel corso degli anni, Jingle Bells è stato cantato e registrato da numerosi artisti, tra cui Louis Armstrong, i Beatles, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti. Il secondo brano è il famosissimo White Christmas, scritto nel 1940 da Irving Berlin. Il testo racconta una piccola storia di un uomo originario del nord che è costretto a vivere il Natale a Los Angeles, dove si può vedere di un'eterna primavera. E gli manca la neve e il freddo, ma sogna con nostalgia un Natale sotto la neve e quindi accanto al calore della propria famiglia. Buon ascolto. Thank you.
Bravissimi ragazzi, siamo in chiusura e come di consuetudine non manca un po' di programma che tutti si aspettano naturalmente. Quindi chiudiamo con questo splendido viaggio del Natale con un brano, come detto prima, fuori programma, a tutti noto e caro, Tu scendi dalle stelle. Composto nel dicembre del 1754 dal Santo Vescovo Alfonso Maria de Liguori. Unendoci noi tutti a questo canto vogliamo meditare sulla bontà di Dio per l'umanità manifestatasi nel bambino divino, al quale tanto costò l'aver chiamato. Prego Maestro. Prima di concludere la serata volevo innanzitutto ringraziare i presenti, gli amici, i parenti. Volevo ringraziare in primis l'assessore Giulia Puglia che non è potuta venire perché purtroppo non sta tanto bene e il parroco Don Giuliano. Non mi aspettavo un così caloroso pubblico questa sera, per noi che siamo appunto di Copertino, è la prima volta che siamo qui, che facciamo qui uno spettacolo a Nardò. Vi ringrazio davvero di cuore per questo affetto che ci avete dimostrato, sperando che in una prossima volta possa riconfermarsi. Grazie ancora a tutti per essere venuti. Possiamo cantarla tutti, tanto. Sì, no, è giusto, special.